Buongiorno amici e amiche di FC Inter News, campioni e campionesse d'Italia, ben ritrovati con un nuovo appuntamento mattutino sul canale YouTube di FC Inter News. Da lunedì a venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter. Oggi è già tempo, no, di vigilia, vigilia di Manchester City Inter, siamo pronti all'esordio in Champions League, nella nuova Champions League tutta da scoprire insieme con l'obiettivo e la possibilità di dimenticare subito il deludente pari immediato sul campo del Monza. Abbiamo perso una ghiotta occasione. Poi ieri, no, è arrivata l'incredibile rimonta dell'Udinese contro il Parma, e quindi l'Udinese è capolista, ha superato anche il Napoli, Udinese che presto affronteremo anche in campionato. Quindi il famoso calendario messo a punto da Marotta fa degli scherzetti. Ritroviamo con il nostro Alessandro Cavasini. Ben ritrovato Alessandro. Ciao, ciao Raffaele, buongiorno a tutti. Allora Alessandro, nella seconda parte diamo magari le ultime in vista della partita di domani, visto che ci sono comunque aggiornamenti anche su Federico Di Marco e quella che potrebbe essere la probabile formazione. Voglio fare con te un passo indietro la partita contro il Monza e parlare di un aspetto che, ecco, a me è molto caro. Ne abbiamo anche discusso, no, durante tutta quest'estate, durante la sessione di mercato, e riguarda un po', no, quello che secondo me si poteva fare, no, sul mercato in più rispetto, no, a quello che poi è stata la decisione finale della squadra. Ti dico questo perché negli ultimi ore, sui social, sai, sta uscendo fuori diciamo, è emersa una discussione relativa a un dato statistico che fa riferimento ai dribbling tentati dalla squadra dell'Inter, quelli riusciti e anche una percentuale, e soprattutto il confronto con le restanti 20 squadre di Serie A, 19, segnatamente sono 20. Alessandro, qual è il dato? È che l'Inter è la squadra che effettua meno dribbling nella Serie A. E questo, diciamo, che è un dato che è chiaro che fa discussione, soprattutto dopo una partita come quella di Monza, in cui l'Inter fatica, no, a superare il muro del Monza, meriti anche della squadra di Nesta, però ecco, secondo me manca un qualcosa all'Inter che abbiamo sottolineato durante quest'estate. Allora ti faccio vedere questo dato riportato da Kickest. Come vedi, Alessandro, l'Inter si trova in fondo alla classifica, sono 9 i dribbling riusciti, soltanto 34 quelli tentati, e la percentuale è addirittura la più bassa della Serie A, inferiore addirittura al 30%, siamo sul 26,5%. È chiaro, Alessandro, che il gioco dell'Inter, no, l'abbiamo sempre detto, un gioco collettivo in cui tutti devono esprimersi al meglio, che nasconde anche delle lacune come questa qui, no, dei dribbling tentati. Però partite come quelle contro il Monza, Alessandro, ti riportano, no, a quella sensazione che sul mercato magari si poteva fare qualcosa in più. Quando parlo di dribbling tentati, Alessandro, e dribbling riusciti, mi riferisco non soltanto a quella seconda punta, no, che abbiamo invocato, che poi sulla carta sarebbe, no, l'erede, colui che doveva essere l'erede di Sanchez, che magari oggi in rosa è Correa, parlo almeno per il campionato, ma anche un esterno capace di arrivare con continuità sul fondo, capace di puntare l'uomo e altro. Tu sei preoccupato da questa lacuna, da questa assenza, o veramente il gioco di Inzaghi è così collettivo, è così armonioso? Bisogna soltanto, ecco, recuperare la giusta forma fisica e andare avanti, come è successo poi per lo scorso anno, perché comunque l'Inter anche lì non faceva registrare chissà quali numeri nella voce dribbling. Guarda, no, preoccupato no, preoccupato no, perché come hai correttamente ricordato tu adesso, non è il primo anno che l'Inter è in fondo alla classifica dei dribbling, sia quelli tentati che quelli riusciti, quindi non è chiaramente una novità. È da diversi anni che l'Inter ha questa lacuna in rosa, anche lo stesso Sanchez, è vero che era uno più dribblomane, uno un po' più fantasioso, ma non è che era uno che ti faceva il dribbling verticale. Tutto al più te lo faceva in orizzontale e quindi anche lì bisognerebbe un po' valutare che tipo di dribbling è, la qualità, la zona di campo e tutta una serie diciamo, di parametri che questa statistica non riporta, quindi è un po' parziale. Detto questo, è chiaro che all'Inter manchi un po' di fantasia, mi sembra evidente. Nella rosa, nella costruzione della rosa, la fantasia può avercela in parte Thuram,
Buchanan, no, è un altro che dà fantasia a quel punto di vista, ma nell'uno contro uno vero e proprio l'Inter ha delle mancanze. Detto questo, si può giocare a calcio anche senza il cosiddetto giocatore che ti salta l'uomo. Altre squadre ne hanno 3-4, ad esempio il Parma ne ha diversi, e però non sono squadre che alla fine vincono, oppure lo stesso Milan, insomma, sugli esterni, a Pulisic, a Chukwueze, a Leao, no? Tutta gente che nell'uno contro uno è fortissima, eppure l'anno scorso era da 20 punti all'Inter. Quindi questo significa che va benissimo avere magari una carta in più da giocarsi. All'Inter sarebbe potuta essere una carta in più, no? Quindi attendiamo anche per questo motivo il rientro di Buchanan, no? È uno che ti dà delle opzioni alternative. È anche vero che però se poi l'Inter, come dicevi tu, torna in forma, e il discorso a Monza è stato proprio globale, quindi è evidente che si sia trattato di un calo e di una messa in moto ancora in là da venire, io credo che si possa tranquillamente ovviare. Poi a domanda, sarebbe stato meglio avere anche quella carta? E la mia risposta è sì, ma ormai la conosciamo. Ma secondo te è una scelta anche di Inzaghi questa? Quella di non chiedere, ecco, non pressare la dirigenza per avere, cioè, un attaccante del genere. L'abbiamo letto, comunque Inzaghi ha spinto un po' per Gudmus, no? Per, diciamo, il profilo individuato era quello. Però magari, ecco, non è insistito così tanto anche il mister, cioè anche una sua non esigenza da questo punto di vista. Beh, sicuramente a Inzaghi piaceva molto Gudmundsson, che era un po' quel tipo di giocatore anche da raccordo, no? Quindi non solo da dribbling nell'ultimo quarto di campo, era anche un giocatore di raccordo, di fantasia, di visione, quindi poteva starci come nella rosa dell'Inter. Un segnale è l'ingresso in campo di Correa. L'ingresso in campo di Correa, bistrattato da tutti, e però, voglio dire, anche a ragione, adesso non è che i tifosi o gli altri sono impazziti. È chiaro che Correa all'Inter ha deluso fin qui, insomma, non possiamo dire altrimenti. Va detto altrettanto correttamente, onestamente, che a Monza sia lui che Arnautovic hanno dato, e ci metto pure dentro Taremi, perché Taremi nel traffico è lui che poi scarica su Correa, che vede l'inserimento di Carlos Augusto nell'azione che porta l'1-1. Quindi se Correa comincia un attimo, non dico ad essere proprio un giocatore devastante, ma torna quello della Lazio, proprio stamattina con Riccardo riguardavo gli highlights, non so per quale motivo, di Lazio Borussia Dortmund, e Borussia Dortmund aveva giocatori come Guerreiro, come Haaland, come Bellingham, e era la Lazio di Inzaghi con in attacco Correa Immobile. La partita finisce 3-1 per la Lazio, e chiaramente segna Haaland nel Dortmund, e invece Correa fa un'ottima partita, segna Immobile, eccetera eccetera. Ecco, quindi vuol dire, adesso non è che in 3 anni Correa è diventato un pippone clamoroso. Secondo me, se visto e considerato che, insomma, è rimasto, diamogli un po' di fiducia, magari vedi che può tornare utile in alcuni momenti in cui, soprattutto come oggi, hai un Lautaro forse al 35% di forma e altri non propriamente in linea con le aspettative. Bisogna fare anche le necessità virtù. Sono d'accordo con te, Alessandro, anche perché io nel precampionato, a letto di quello che qui accadeva dalla tre quarti in su, parlo proprio degli ultimi metri, quello che faceva Correa è, secondo me, qualcosa che può essere prezioso e utile all'Inter, proprio in funzione di raccordo tra centrocampo e attacco, perché ha questa capacità comunque di mettersi tra le linee, conosce benissimo il sistema di Inzaghi, e quindi durante l'estate ho detto, magari, ecco, resta Correa, ma in quel caso dobbiamo dargli fiducia, dobbiamo fargli sentire la fiducia. E sono d'accordo con te nel sottolineare che, nonostante, no, tutti i problemi che ci sono stati tra Correa e l'Inter, il suo ingresso in campo contro il Monza comunque è stato, ecco, positivo, e quindi va assolutamente sottolineato, così come abbiamo sottolineato anche le cose negative. Quindi fin quando è a disposizione dovremmo appunto sostenerlo. Non sarà a disposizione domani perché è fuori dalla lista Champions. Ecco, ora è parlato di Haaland contro Correa, 3-1 per la squadra di Correa, poi è venuto il pensiero magari, no, di
di inserirlo domani, però poi mi sono ricordato che ovviamente non è inserito nella lista Champions. Domani avremo tanti che magari sanno dribblare, soprattutto sulle corsie esterne, quindi dobbiamo fare tanta attenzione. E su questa cosa qui, Alessandro, Inzaghi sembra essere deciso, Dumfries e Carlos Augusto sugli esterni. Si giocherà secondo me molto lì Oteg a centrocampo, dovremmo rivedere il centrocampo titolarissimo, Barella, Cialè, Mkhitaryan, queste sono un po' le indiscrezioni e informazioni, in avanti la Tula, dietro Acerbi, Bastoni, Pavard, Sommer, in porta. Per Di Marco, Alessandro, ovviamente pare che non ci siano speranze di vederlo in campo, oggi ci sarà comunque la decisione finale, però tutto fa pensare che si cercherà di recuperarlo in extremis per il derby. Domani la partita, secondo te, si deciderà molto sulle fasce, cioè Carlos Augusto e Dumfries, non soltanto in fase di, no, di difesa, ma anche magari di ripartenza, lì che dobbiamo cercare di fermare al City? Secondo me sì, perché quelle sono poi proprio la zona attraverso la quale il City di solito fa male agli avversari, però fatalmente si scopre anche nell'ultima partita con il Brentford, insomma, è stato anche palese, hanno preso un gol dopo un minuto, poi hanno rimontato, e non sono del tutto impermeabili. Anche alcuni giocatori del City non sono al top della condizione, come Dias, come Rodri. È anche vero che io sentivo parlare alcuni, solo l'Inter fa turnover, gli altri il City non fa turnover, in realtà non è andato esattamente così, insomma. E Doku ad esempio e Foden sono rimasti in panchina tutta la partita. Siamo domani possiamo dire che stanno dribblare entrambi, sono due giocatori che discretamente hanno nel dribbling un certo skill, quindi bisogna chiaramente stare attenti a quel punto di vista. Secondo me fondamentali saranno soprattutto gli attaccanti domani, perché le occasioni capiteranno e bisognerà essere chirurgici, bisogna essere veramente attenti da quel punto di vista, perché altrimenti poi diventa complicato, perché il City non è il Monza, e se comincia a concedere e poi a non ribaltare, e allora diventa uno stillicino. Vedremo, perché ormai siamo abituati anche a vedere l'Inter spesso, anzi in quasi tutti i campi negli ultimi anni, no, comandare, quindi a fare, no, il possesso palla. Domani mi aspetto, ecco, una partita diversa, quindi più possesso palla per il City, un po' l'Inter che secondo me, ecco, si snaturerà da questo punto di vista, però sono d'accordo con Alessandro, abbiamo le carte, le armi per far male al City, però serve una prestazione veramente corale, incredibile, soprattutto degli attaccanti. Quindi Ma in Europa con Inzaghi finora solo col City l'Inter è andata sotto a livello di dominio, sì, del gioco, chiamiamolo così. Anche al Bernabeu, ricordo, no, quando l'Inter perse 2-0, anche in 10 sull'1-0 l'Inter andò vicino al pari e comunque era l'Inter a gestire il possesso palla. Era in un momento idilliaco, no, ti ricordi? Veniva dalla vittoria di Roma, forse il momento più bello insieme all'anno scorso dell'Inter di Inzaghi, però pure a Anfield, insomma. L'Inter ci ha abituato con Inzaghi a andare ovunque, come giustamente dicevi tu, anche a Monaco di Baviera nell'ultima giornata inutile del girone. Forse, diciamo, un po' col Barcellona se l'è un po' giocata da quel punto di vista, e poi in finale col City, che fece una partita diversa, sempre intelligente, quindi vediamo. Vediamo, c'è grande curiosità. Alessandro, io ti ringrazio, ti saluto, ci rivediamo presto. Grazie a te, un saluto a tutti. Ovviamente nei commenti diteci cosa ne pensate, sia della statistica di cui abbiamo parlato a inizio video, ma anche un po' quali sono le vostre sensazioni in vista della partita di domani. Noi ci rivediamo questo pomeriggio, avremo come ospite l'Inter Club London, quindi primo Inter Club fuori dall'Italia, e quindi siccome domani si giocherà a Manchester, facciamo un rapido salto a Londra, giusto per rimanere lì e magari prepararci insieme anche alla partita di domani. Quindi vi aspetto questo pomeriggio alle 19 e non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo sempre Forza Inter.